buon pomeriggio ad entrambi. Grazie. Buona festa della liberazione. Grazie professor Mattoscio per aver accettato il nostro invito, un buongiorno da Pescara ai nostri telespettatori. Professor Mattoscio, un 25 aprile, inutile negarlo, diverso dagli altri, comunque significativo, ma con una valenza probabilmente ancora più importante per quello che sta vivendo il nostro paese oggi. Sì, è molto triste festeggiare e poi soprattutto festeggiare la riconquista della libertà e della democrazia in un momento così triste che vede tanti lutti, tante sofferenze di tutto e alla popolazione della nostra regione, delle nostre città, del nostro paese. Ma forse anche in questi momenti così difficili, proprio constatando come sia importante la libertà delle persone, delle singole persone, possiamo apprezzare di più il grande sacrificio fatto da la generazione che ci ha preceduto e che ha combattuto, ha dovuto combattere anche con le armi per riconquistare la libertà per loro, per noi e per le future generazioni. Siamo dinanzi alla lapide qui in Corso Vittorio Emanuele a Pescara, la lapide che ricorda le vittime civili e militari di questa tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Sì, voglio citare dei numeri al riguardo. È stato ricordata la tragedia di Milano che con la guerra di liberazione ha avuto 2000 vittime nell'ambito della stessa città. Ecco, noi stiamo qui vicino a una lapide che ricorda il bombardamento della città di Pescara ed è il contributo di quasi 4-5.000 vittime, a seconda delle stime, che ha comportato come sacrificio solo questa città. E quindi la nostra regione è emblematica per il sacrificio fatto dal popolo italiano e prima ancora dagli abruzzesi per riconquistare la libertà, ma soprattutto come contributo dato alla lotta di liberazione e nell'ambito del movimento di liberazione il straordinario contributo, la grande epopea che è stata rappresentata dalla Brigata Maiella, ma preceduta prima da episodi importantissimi mai da dimenticare. La resistenza di Bosco Martese, la bellissima pagina di ribellione di Bosco Martese agli occupanti tedeschi e le giornate di Milano, di Lanciano dei primi di ottobre. Siamo a Pescara e qui alle nostre spalle vediamo questo muro che è uno dei pochi simboli rimasti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per fortuna dopo le tragedie ci sono gli slanci di impegno, di responsabilità ed è quello che è avvenuto in Italia e anche in Abruzzo e qui a Pescara. C'è stata cioè la stagione della ricostruzione e la sfida che avremo anche nelle prossime settimane, addirittura a partire dai prossimi pochi giorni, per provare a immaginare una ricostruzione non solo negli aspetti materiali ma anche nello spirito, nella determinazione, nel senso di responsabilità di tutti i cittadini e delle nostre comunità per uscire fuori da questa tragedia che è il coronavirus. Quest'anno probabilmente, anzi sicuramente per quello che sta accadendo con questa emergenza sanitaria, non ci sono state polemiche per questa giornata del 25 aprile, tutti uniti nel ricordare proprio la liberazione del nostro paese. Io ho apprezzato molto il contributo che ha dato il sindaco della città di Pescara, Carlo Masci, con il suo intervento su un quotidiano, ove fa appello al senso dell'unità anche nella ricorrenza della celebrazione della festa per la liberazione. È un invito che a mio giudizio va raccolto e va sempre più condiviso, sia pure con lo sforzo di tutti a sottolineare dei perimetri di questa unità e i perimetri sono e devono sempre rimanere l'antifascismo, perché come ha detto un partigiano ancora vivo per fortuna, non è stato ancora trovato il vaccino per l'antifascismo, per il fascismo, e quindi è giusto che non abbassiamo la guardia, così come non abbassiamo la guardia per combattere il coronavirus. La libertà non è mai conquistata una volta per tutte. Lei ha citato l'articolo di stampa con le parole del sindaco di Pescara Carlo Masci. Noi questa mattina con le nostre telecamere abbiamo seguito la cerimonia breve e sobria che si è tenuta in Piazza Italia, allora possiamo andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato. Attenzione!
Onori ai caduti per la libertà! Sindaco, una cerimonia sobria nella ricorrenza del 25 aprile, ma davvero importante considerando il momento che sta attraversando il paese. Sì, una cerimonia discreta, sobria, riservata. Abbiamo invitato soltanto 3 associazioni combattentistiche e d'arma. Era importante farlo per questa manifestazione, perché è la manifestazione che ricorda a tutti il sacrificio di tanti giovani che hanno combattuto e si sono immolati per la libertà. È un momento significativo della nostra nazione, ma non soltanto della nostra nazione, perché noi non possiamo non ricordare che tanti giovani da tanti paesi del mondo sono venuti a combattere qui in Italia e lo testimoniano i tanti cimiteri che ci sono e che oggi purtroppo non possono essere visitati, però era importante ricordarlo di fronte al comune e per fare in modo che questa corona venisse messa di fronte a una lapide che ricorda 2 medaglie d'oro pescaresi, quindi un momento molto toccante. Oggi è importante ricordarlo anche perché viviamo un periodo difficile in cui tutti insieme dobbiamo superare questo nemico invisibile, aggressivo, che dobbiamo sconfiggere insieme, non soltanto noi italiani ma tutto il mondo, e questa è la sfida che dobbiamo lanciare e dobbiamo raccogliere oggi che è il 25 aprile. Ci auguriamo che sia una giornata in qualche modo all'interno della quale ci ritroviamo tutti gli italiani. Oggi abbiamo voluto rappresentare il sindaco di Io, la città di Pescara. Questa cerimonia, come ha detto bene, si è svolta in un clima particolare, quasi surreale. Ci auguriamo che dal prossimo anno le cose tornino all'interno della loro normalità. Oggi più che mai c'è bisogno di restare uniti, perché nelle difficoltà un vero popolo si distingue restando compatto e lottando insieme. L'importante è che la città prenda coscienza di quello che sta accadendo e che soprattutto in vista della riapertura delle attività, che sono la cosa centrale, dia tutta la collaborazione mostrando l'alto senso civico che ha mostrato fino ad oggi. Un 25 aprile comunque molto importante. Io mi piace ricordarlo con le parole che mi ha scritto questa mattina un filosofo e scrittore pescarese che si chiama Tino Di Cicco. Oggi 25 aprile 2020 voglio guardare dalla mia finestra la nuova primavera e pensare a quei ragazzi che per amore rinunciarono alle loro primavere per regalarne a quelli come me e come te. Qual è l'insegnamento che arriva ai più giovani dalla giornata di oggi, dalla giornata che ricorda la festa della liberazione? Ma è fondamentale, perché i valori costituzionali, voglio dire, sono cosa fondamentale per la nostra Repubblica. La liberazione è quello che più ci interessa e, come diceva Pertini, non bisognerebbe barattare nulla con la libertà. Professor Mattoscio, abbiamo visto il servizio, l'hanno visto i nostri telespettatori, il servizio sulla cerimonia che si è tenuta a Pescara, si parlava proprio di questa atmosfera quasi surreale che sta vivendo soprattutto oggi la nostra città per questa emergenza sanitaria. Vorrei chiederle ovviamente anche un pensiero su quello che sta accadendo in Italia, nella nostra regione, con tanti morti che purtroppo ci sono stati per questo Covid-19. Sì, purtroppo tanto dolore, tante sofferenze, tanti lutti e anche tanti eroismi, tanto impegno, tanta capacità di reazione, tanta voglia di sconfiggere il coronavirus e anche e soprattutto di riconquistare gradi di libertà e di impegno nei posti di lavoro, nella vita sociale, nell'esercizio delle piccole o grandi responsabilità che si hanno. Il Paese si deve sforzare di crederci e al tempo stesso si deve anche sforzare di non sottovalutare l'insidiosità di rischio del coronavirus. Sappiamo tutti che purtroppo non ancora la scienza ci mette nelle condizioni di poterlo sconfiggere e in primo luogo bisogna impegnarsi a rispettare le regole che la scienza stessa e le autorità preposte in questo momento ci suggeriscono. Jacopo, il professor Mattoscio ci ascolta per qualche considerazione e domanda da studio. Sì, io volevo chiedere al professor Mattoscio una considerazione mettendo insieme un po' 2 situazioni emergenziali come quella che stiamo vivendo e come quella che oggi
insomma, festeggiamo. Si parla molto, quando si parla di resistenza, di antifascismo, del ruolo delle testimonianze. E questa emergenza coronavirus ci ha fatto vedere, colpendo proprio la popolazione più anziana, che va ad aggredire proprio quelle che sono le testimonianze che ci restano di una generazione che da quella guerra uscì e che contribuì poi alla ricostruzione del nostro paese. Questo forse è un altro aspetto drammatico di questa situazione. Ma sì, le emergenze, quelle davvero straordinarie, purtroppo colpiscono prima di tutto le persone più deboli, le condizioni sociali più marginali. Durante la guerra e ai margini della lotta per la liberazione furono anche allora le persone più anziane, le donne, i bambini a subire le maggiori atrocità, le maggiori sofferenze. Così la storia si ripete nelle nuove condizioni. Ribadisco che dalle sofferenze è sempre possibile recuperare la dimensione per immaginare nuove forme di normalità rispetto alle quali tutti dobbiamo sentirci impegnati. Lei ritiene che alla fine di questa emergenza sanitaria il tessuto sociale italiano, in questo caso, potrà essere più compatto, più unito rispetto a quanto non fosse prima che l'emergenza scoppiasse? Io me lo auguro e ci voglio davvero credere. D'altronde il miracolo della ricostruzione economica italiana, sbagliando spesso, lo si riferisce agli anni 60. In realtà il grande miracolo economico italiano affonda le sue radici nell'immediato periodo successivo alla guerra di liberazione, quindi nel grande straordinario impegno per la ricostruzione post-bellica. Il segreto di quel miracolo fu l'unità del paese, l'unità del popolo, l'unità delle visioni e delle speranze. Bisogna recuperare questi sentimenti, queste visioni, queste speranze, anche per immaginare una necessaria ricostruzione che si avverrà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Professore, l'ultimissima, le chiedo perché in questi ultimi anni il 25 aprile è stata definita un giorno divisivo, una festa divisiva? Chiedo scusa, una festa? Divisiva. Divisiva. Ah, divisiva. Evoluzione politica e storica del paese che ha portato con la Seconda Repubblica a smarrire il sentimento di unità nazionale che era rappresentato dal cosiddetto arco costituzionale che aveva caratterizzato la Prima Repubblica. Non dimentichiamo che il cosiddetto arco costituzionale si fondava su una sola esclusione: il fascismo e chi voleva ancora continuare a interpretarne la continuità nelle mutate circostanze storiche. Tutti gli altri partiti erano accomunati e condividevano l'arco costituzionale, cioè i valori della Costituzione. Con la Seconda Repubblica si è smarrito questo sentimento, strumentalizzando gli aspetti della divisione. Forse questa condizione di sofferenza che stiamo vivendo questi giorni può essere l'occasione per far riflettere tutti che bisogna recuperare questa visione di condivisione della libertà, della democrazia, ma anche dei valori fondativi della Costituzione che ci garantisce la libertà e la democrazia, e cioè il valore antifascista.